che l'abbia fatto. Io ho fatto la vita, la bellezza e tutto per te. E pensi che io in un momento di difficoltà ti possa abbandonare? Allora ecco perché quando Paolo, quando Pietro va, vede il Signore e si butta, no? Non so se lo ricordate, Matteo 8, e dice che lui inizialmente corre sulle acque, ma a un certo punto capisce dove sta. Voi sapete che loro non sapevano nuotare, dicevo, comincia ad affondare e grida al Signore: Signore, Signore, salvami! Salvami, perché era bellissima, no? Lo stesso di quello che dicono i discepoli a Matteo 6, quando stanno nella tempesta sul lago di Tiberiade e Gesù dorme, ovviamente non è che dorme pensando alla catechesi, non è che è successo veramente. Però i discepoli stanno in questa barca che c'è il rischio che affondi e gridano a Gesù che sta dormendo: Signore, salvaci, ma non ti importa che noi stiamo morendo? È esattamente quello che spesso diciamo noi: Signore, ma non ti importa che io sto in questa sofferenza? Possibile che sei così lontano da me? Queste sono delle preghiere che vengono dal cuore, dall'angoscia, no? È una preghiera splendida. Eppure in tutti e due i casi, andate a leggere, in tutti e due i casi, qual è la risposta di Gesù? Sì, non ti preoccupare, vengo con te. No. Dice, perché dubitate, uomini di poca fede? Questa è la risposta, altro che consolazione, da una sberla che non è bastata. Quando noi facciamo una preghiera di questo genere, salvaci! Perché? Perché non ti importa che io sto soffrendo? Allora il Signore dice, allora non hai capito niente. Ma mi può non importare della tua sofferenza? Il problema è che vuoi che io faccia della tua sofferenza? Che io te la tolga? E ne avrai un'altra. Che io ti dia quello spirito per cui tu possa capire il senso della sofferenza e viverlo nel modo giusto, con il cuore giusto. Questa è la preghiera. Allora, quando c'è qualcosa che non va, io vado da Dio e mi incazzo con lui. E gli dico, oh, ma lo dai il suo spirito? Ma mica mi arrabbio perché me l'ha mandata lui. Io mi arrabbio perché soffro. E se io soffro vuol dire che non ho lo spirito suo. Perché se no non soffrirei. Se io soffro perché c'ho una malattia, perché c'ho paura della morte, e allora non ho lo spirito della vita eterna. Se io soffro perché c'è una persona che mi tradisce, soffro perché mi sta togliendo l'idolatria. È l'idolatria di chi pensa di essere migliore, quindi nessuno mi deve tradire. Allora dico, Signore, dammi lo spirito per capire che io non sono migliore di nessuno e che la gente può tradirmi tranquillamente, perché io perché dovrei essere uno a cui dare tutta la fiducia? Perché io l'ho data. Allora entrare in questo, ecco, Signore, tu mi scruti, mi conosci, metti alla prova il mio cuore, perché io non cammini in un sentiero di doppiezza, ma capisca quello che sono io e che io non ho merito di nulla. Questo è lo spirito. Allora anche la nostra vocazione è così che dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare a dire, Signore, io posso essere uno che si merita la vocazione del diavolo? Che quando la gente, quando io passo, la gente possa dire, ma quello è un diavolo, quello è il simbolo di Cristo servo, a me, guardando me. Ma così succede. Ma perché? Perché lo faccio io? Perché lo fa lui? Allora, quando uno dice, io non mi sento adeguato alla vocazione diaconale, è una bestemmia, perché noi non siamo adeguati a niente, noi siamo chiamati a farlo e basta, nessuno è adeguato, ma se voi dite non sono adeguato, vuol dire che voi mettete in discussione una volontà di Dio. Allora io sono molto adeguato, molto, ma mica perché sono bravo io, ma perché ho capito che quella vocazione viene da Dio, e se viene da Dio, viene da Dio. E allora io sono adeguato, adeguatissimo. Ma tu non sei mite? Vabbè, pazienza, avremo un diavolo non mite. Se lo troveranno così, avrà un'altra cosa, che ne so. Ci avrà pensato lui. Ma io non è che devo essere perfetto per essere diavolo. Io devo essere uno che ha fatto discernimento, ha capito qual era la vocazione e ha obbedito. Basta, è finito. Il resto viene dopo. Antonio, prima di diavolo, vedi dal sacerdote, ma ci hai mai pensato? Poteva essere una cosa che poteva stare in suo insieme, scusa, due figli. Ma il Signore gli prende la vita e gli agita. Ma perché? Per far casino? È l'uomo più felice del mondo, credo. E così anche io sono contentissimo. Ma mica perché sono bravo, ma perché il Signore mi ha chiamato e io ho detto, Signore, io ci credo. Ma vedi tu come lo devi fare. Ma vedi tu, non vuol dire che io sto fermo. Vedi tu, vuol dire che tu dammi le occasioni per cui io capisca che questa vocazione è vera, viene da te. Viene da te. Allora, io non vado a fare il cammino di discernimento come uno scolaretto che deve dire la cosa giusta.
Perché io quando ho fatto il discernimento, e c'era lui, e lui è uno in mena, e c'era lui, Don Armando, capito? Io mai mi sono sognato di nascondermi, mai mi sono sognato di nascondermi. Io non ho mai detto la frase giusta, non ho mai risposto nel modo giusto. Io rispondevo come la pensavo. Perché io ho detto, Signore, se io la penso così e tu ritieni che malgrado tutto io possa essere diavolo, non mi fai diventare diavolo. Ma se io mi nascondo, il discernimento è falso. Allora io faccio vedere quello che sono e la Chiesa discerne. Se discerne, tranquillo, io sarò diavolo a vita e sarò un diavolo contento perché non mi sono nascosto. Ma questo momento qui per voi è essenziale. Quindi non vi nascondete. Non dico che lo fate, anche però non vi nascondete. Avevo dato qualche spunto ai diaconi, ma questo vale per tutti, nel senso che non bisogna mai nascondere le nostre debolezze, mai, perché se tu nascondi le debolezze, chi ha discernimento su di te non ha i termini per aiutarti, no? È come quando uno va a confessarsi e poi dici perché hai la moglie, ho capito, ma quello dice, scusa, ma dei due quando ne vogliamo parlare? A un certo punto comincia oppure finisce così? Allora porti mia moglie a sua tua moglie. Tutto il tempo sfuggi. Mamma mia, oh. Basta. Quindi, va bene. Scusate, sono stato un po'. Mi faccio prendere un po' dalle cose. E meno male che. Va bene. Quindi vi auguro di conoscere il Dio vero, come diceva mia amica. Non vi nascondete lui, lui è stato tanto per vita. Sì, sì.